Bentornati a SOS Arezzo TV, ben ritrovato a Beppe Marconi. Ciao. E andiamo, e siamo anzi, in via Santa Margherita. Sì. Santa Margherita, perché a quanto pare, insomma. Anzi, sarebbe Viale. Viale, perché Viale è più ampio, sì, dà più l'idea. Sì. Perché i residenti e anche a quanto pare alcune attività da tempo lamentano un problema che diciamo c'è sempre stato, no? Quello uno della carenza di parcheggi, perché come vedi le auto o sono parcheggiate sul marciapiede oppure a bordo strada, è l'unico punto dove possono parcheggiare e non è proprio il massimo, e spesso anche i residenti fanno fatica a trovare parcheggio, e questo diciamo è uno dei motivi. E poi che c'è il marciapiede solo da un lato, quindi se uno volesse andare a piedi tutto il viale, dice che si deve attraversare più volte la strada, perché diciamo che c'è anche questa problematica, e qui le auto insomma anche qui non scherzano, perché è un altro rettilineo che porta alla rotatoria. Uscendo dalla città solo in sinistra, perché in destra non c'è neanche un'abitazione, quindi di conseguenza era logico che fosse sulla sinistra e non sulla destra, quindi ci sta. Magari che mi dici che è piccolo sì, però magari si stringeva troppo la sede stradale, quindi si è venuto a che ci passi una persona al massimo, non di più, per volta. Poi in effetti è vero, qui non c'è un'area di parcheggio assolutamente, l'unica possibilità è questo lungo strada qui e basta, niente altro, meno male che c'è quell'area semiverde lì in cui si può parcheggiare tranquillamente, logicamente però lontano dall'attività commerciale e lontano da queste poche abitazioni che ci sono. Esatto, uno poi si deve fermare in qualunque posto, che, insomma, c'è qualche bar, qualche altra attività, esatto, è un po' un problema, c'è il ristorante, esatto, cioè, insomma. Diventa un po' problematico. Esatto, no? Esatto. Quindi dove si potrebbe fare però qui il parcheggio? Perché non è che. Il problema, qui le aree verdi ci sono, però non so le proprietà che intenzioni hanno. Ad esempio questa ormai è vecchia, è una vecchia proprietà importante di Arezzo, però non fa assolutamente niente. Queste aree qua verdi di qua, questi campi di qua, non so cosa c'è previsto. È stato creato quel parcheggio di qui di dietro, quello scambio Tarlati. Però, non è che lo può parcheggiare a Tarlati, quindi al bar qui insomma è un po' difficile. Qui vicino non c'è un'area, o si espropria un pezzo di terreno qui nel verde e si crea un bel parcheggio. Questo distributore chiuso potrebbe essere un piccolo parcheggio anche questo, però logicamente a risfogo ce ne sono, e poi vedremo un po'. Nel senso, il distributore riprenderà forse la sua attività, non lo so. Tra l'altro ne ho visti anche altri della Total Erg che sono momentaneamente chiusi. Non lo so se c'è qualche attività. Non lo so, sinceramente non lo so. Comunque è chiuso, vedo. E avevano anche investito perché era stato rinnovato completamente questo distributore. Però. Comunque vedremo quando vediamo, aprirà. Dai. Vogliamo però vedere, dato che no, ancora non è il momento di attraversare. Ci mettono sotto. Perché abbiamo parlato la settimana scorsa di questi benedetti cavallotti, sai che ne avevano messi anche lì nel sottopassaggio di via Veneto, c'è stato polemiche perché un po' dappertutto, abbiamo fatto anche dei servizi. Sì, però nel sottopassaggio di via Veneto poi non ci passavano purtroppo i disabili perché erano troppo stretti. Ah. Non c'è stato questa, diciamo, poi è stato tutto risolto. Però qui hanno messo altri due di questi cavallotti perché c'è la fermata della TM. Sì. E però come in quasi tutti i posti dove sono stati messi, guarda in che condizioni. Gente ci sbatte, non se ne accorge, perché sono più bassi del vetro posteriore, la gente non se ne rende conto e spacca il cavallotto, sicuramente spacca anche la macchina. Ecco, però ti sembra una soluzione idonea riempire la città di questi cavallotti? Ma vedi, ritorniamo allo stesso discorso, sono anche pericolosissimi, perché questo magari ci ha sbattuto retromarcia, ma metti che la notte questo punto qui sia completamente libero da macchine. Questi sono liberi in mezzo alla strada senza nessuna segnalazione. Sono veramente degli ostacoli notevoli e molto pericolosi. Quindi non so l'amministrazione perché metta queste barriere, perché queste sono barriere poi. Un motociclista che non se ne accorge la notte qui ci lascia la pelle. Però vabbè. Speriamo che ci siano sempre le macchine parcheggiate 24 ore su 24 davanti, così almeno è in protezione. Avevamo definito la scorsa settimana la giunta precedente, la giunta dei bidoni rossi, questa è la giunta dei cavallotti, indiscutibile. Bianco-rossi. Bianco-rossi, okay. Quindi ci ha aggiunto un bianco, perché sennò rossi sarebbe stato veramente difficile da digerire. Anche se i colori ormai contano poco più, ma insomma tutto rosso era un po' un problema. Bene, e allora come vedete, da via Santa Viale Santa Margherita, dove i parcheggi, come vedete, non ci sono, c'è carenza, e parcheggi così sul marciapiede, un po' dove capita, e ci salutiamo e ci vediamo domani. Ciao!